Ciao a tutti amici di Leggende e Misteri e benvenuti in questo nuovo video. Inauguriamo oggi questa nuova playlist dedicata alle storie di fantasmi. Buona visione e non dimenticate di lasciare un like e di seguire la pagina per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Cosa c'è dopo la morte? È la domanda che da sempre ossessiona il cuore degli uomini. Cosa accade nel momento in cui ci si trova al cospetto con l'abisso? Con la fine della vita fisica su questa terra? Si continua a vivere sotto un'altra forma? Oppure ogni cosa che riguarda la persona cessa di esistere, dissolvendosi nel nulla? Certo è che per l'essere umano è sempre stato difficile il dover accettare razionalmente l'ipotesi dell'oblio. Dal 1882, l'unica disciplina scientifica che nel corso degli anni ha studiato i fenomeni paranormali è la parapsicologia. Nella maggior parte dei casi ha classificato le apparizioni di fantasmi come allucinazioni, ma c'è sicuramente di più. La scienza stessa si è trovata a volte a dover fronteggiare degli eventi ai quali non è riuscita a dare alcuna spiegazione razionale. Fin dagli albori della storia dell'uomo, per arrivare fino ad oggi, in tutte le civiltà, le cronache e la letteratura, ci raccontano le testimonianze di eventi inspiegabili, di incontri con entità incorporee, con le sembianze più varie, da umane rassicuranti a figure antropomorfe o animali, dall'aspetto spaventoso ed oscuro. Fantasma è una parola che deriva dal greco, che significa apparizione, di una presenza incorporea, spesso caratterizzata da elementi macabri o sinistri. Già nei testi antichi, greco-romani, si hanno riferimenti ad apparizioni sovrannaturali, ma si tratta principalmente di apparizioni di ombre collegate a specifiche persone, come narrato nell'Odissea e nell'Eneide. Molti eroi greci, compreso Ulisse, scese negli inferi per incontrare spiriti incorporei di defunti, che conobbe anche in vita. Nell'Eneide, ad Enea apparve il fantasma della moglie Creusa, per ricordargli il tragico momento della distruzione di Troia. Nella festa romana dei Lemuralia, il capofamiglia iniziava a girare in cerchio in una stanza della casa per 9 volte, gettando fave nere alle proprie spalle in modo da placare gli spiriti dei morti. Gli antichi egizi credevano che gli spiriti dei morti potessero tornare nei loro corpi rianimati. Ecco da dove deriva la tradizionale usanza della mummificazione, come nella leggenda di Imhotep, che torna nel suo corpo dall'aldilà per istruire Tessalo sulle erbe medicinali più efficaci. Il capodanno celtico, poi, detto Samhain, dal quale discende la moderna festa di Halloween, era il momento in cui il velo che divide il mondo dei vivi da quello dei morti si assottigliava, permettendo alle anime dei defunti di tornare nel mondo terreno, per incontrare i propri cari o per vagare indisturbati come quando erano in vita. Leggende popolari e romanzi hanno poi contribuito a creare quella che oggi è, per molti, la classica figura del fantasma, un'entità evanescente, incorporea, spesso identificata con una sinistra nebbiolina, che si muove in modo insolito o con una figura fluorescente, dalle sembianze vagamente umane avvolte in un sudario. Secondo la Chiesa Cattolica, la destinazione dell'anima del defunto può avere solo 3 collocazioni, quella della felicità eterna, nel paradiso, o quella della pena eterna, nell'inferno. Se l'anima però non è libera da ogni peccato, allora può scontare un tempo più o meno lungo nel purgatorio. Essendo queste 3 le uniche destinazioni previste per le anime, non è generalmente accettato il fatto che un'anima defunta
possa essere collocata nel nostro mondo. Ma nella Bibbia sono narrate apparizioni di alcuni spiriti, come quando Saul fa evocare lo spirito di Samuele, o come quando, durante la trasfigurazione di Gesù, appaiono i profeti Mosè ed Elia. Durante il Medioevo inizia poi a diffondersi l'ipotesi in cui le anime del purgatorio altro non siano che spiriti di defunti che non sono riusciti a ricongiungersi con gli antenati ed a raggiungere l'aldilà. Rimanendo così sospesi ed intrappolati tra il mondo terreno e quello ultraterreno, in una dimensione che non sempre possiamo cogliere. Ciò accadrebbe quando una persona muore in circostanze particolarmente traumatiche o comunque violente, oppure quando la suddetta persona non intende distaccarsi dalla dimensione terrena, preferendo rimanere vicina alle persone e ai luoghi che ha amato in vita. Si diffuse così la necessità, tuttora praticata, di pregare intensamente per tali anime, per aiutarle a trovare la strada giusta verso la pace. Da questo momento in poi, dopo una lunga assenza dovuta alla demonizzazione della figura del fantasma, torna ad infestare i vecchi manieri e le case, ma il popolo inizia a temerla, favorendo così la nascita di leggende e racconti più o meno antichi e provenienti da tutto il mondo. Le storie di fantasmi vengono oggi chiamate ghost stories e le leggiamo o ascoltiamo principalmente sul web. Ma c'è stato un tempo in cui le leggende di racconti popolari sui fantasmi e su altri personaggi oscuri venivano raccontate davanti all'antico focolare domestico, terrorizzando i bambini e facendo rabbrividire gli adulti. Sono le storie dei fantasmi erranti, di anime intrappolate sulla terra da qualcosa che rende loro impossibile trovare la pace. Sono storie di tesori nascosti in tempi lontani e gelosamente custoditi da anime dannate. Nei tempi antichi, in cui si viveva a stretto contatto con la natura e i suoi elementi, anche quelli invisibili, i sensi degli uomini erano ben disposti ad accogliere con disinvoltura tali accadimenti. Oggi, invece, con la tecnologia e le luci abbaglianti, risulta impossibile ascoltare e vedere tutto ciò che di sottile ed impalpabile è nel mondo che ci circonda. Gli antichi racconti custodiscono uno scrigno di saperi e conoscenze ataviche, che rischiano di perdersi di fronte all'avanzare della modernità, dove tutto procede ad alta velocità e dimentica i ritmi della lentezza, dell'incedere delle stagioni e della pazienza. Di notte, quando il buio si faceva più intenso, ed il focolare illuminava l'ambiente familiare, ecco che si concretizzava il perfetto scenario per queste antiche storie, popolate da esseri spettrali e figure evanescenti, che si pongono al confine tra il regno dei vivi e quello dei morti. In questi racconti, il ritorno delle anime dei defunti avveniva non per caso, ma sempre per portare a termine una missione ben precisa, ed a volte tutt'altro che benevola, come annunciare la morte di un parente, oppure una imminente disgrazia. Nella tradizione popolare, il loro ritorno sulla terra è legato a svariate motivazioni che non sempre è dato conoscere, e perciò si guarda a questo mondo con grande rispetto. La cura verso il mondo dell'aldilà ha sempre avuto precisi rituali che, nonostante l'inesorabile avanzare del tempo, continuano ancora oggi ad essere praticati. Seguiteci in questo affascinante viaggio tra i racconti più spettrali ed inquietanti, per rivivere insieme il brivido e la paura di coloro che in passato, come oggi,
si sono trovati di fronte ad accadimenti spiegabili e spaventosi.